Ciao Doc, oggi ho una bella domanda da farti. Ma secondo te il gelato è un semplice dolce freddo, quindi un prodotto superfluo, oppure può essere considerato anche un alimento, come qualcuno sostiene? Il gelato è sempre stato considerato un cibo goloso, diciamo edonico, fin dalla sua apparizione alle mense regali del XVI e XVII secolo. Ma è anche vero che i suoi ingredienti fondamentali, se scelti con cura e ben equilibrati, possono essere alimenti ad alto valore biologico e nutrizionale. Dalla fine del 1800, nella maggior parte dei mercati del mondo, il gelato, nella sua trasfigurazione industriale, si è però trasformato in un prodotto di massa, di basso costo, però dal valore nutrizionale ancora elevato, soprattutto dal punto di vista delle calorie. Comunque in grado di dare piacere e refrigerio estivo, grazie al suo alto contenuto zuccherino e alla temperatura rinfrescante. Però, a detta di molti, il gelato artigianale italiano è molto più buono rispetto all'ice cream industriale. In Italia la tradizione della produzione artigianale ha contribuito a mantenere un livello mediamente più alto del prodotto, se ci riferiamo al livello standard che abbiamo nel resto del mondo. Gli artigiani, fin dai loro inizi, hanno utilizzato ingredienti di prossimità, freschi e di stagione, quindi il latte fresco, le uova, la frutta, nel naturale rispetto dell'ambiente, della stagionalità e perché no del tessuto sociale che lo circonda. È vero che col tempo il mercato è stato invaso da prodotti artificiali, colorati e modaioli, ma l'artigiano che seleziona i suoi ingredienti, li dosa con gusto e maestria, c'è sempre stato e ce ne sono ancora, io ne conosco parecchi. Quindi, tornando al nostro discorso, il gelato è o non è un alimento necessario? Mi sono fatto questa domanda proprio considerando il fatto che stiamo vivendo un momento di crisi particolare. E allora non è che con tutte queste restrizioni, con questi obblighi, rischiamo che il nostro prodotto alla fine scompaia, mi riferisco al gelato artigianale. Io non sarei così tragico. È vero che il gelato artigianale non potrà mai essere un cibo necessario, ma se prodotto con certe caratteristiche e consumato in quantità adeguate, potrà certamente avere il suo posto in una dieta equilibrata. Inoltre, a seconda di quali sono i suoi ingredienti, beh, può assolutamente essere considerato un alimento. Infatti, contiene sia i macronutrienti, cioè gli zuccheri, i grassi, le proteine che sono presenti in molti ingredienti, no? Come il latte, le uova, e i micronutrienti come le vitamine, i fitochimici che sono presenti nella frutta. Oggi l'attenzione dei media in quello che noi mettiamo nel piatto è veramente molto forte. Ogni giorno non mancano trasmissioni televisive o articoli di giornali che riguardano alimenti sani o cibi spazzatura, che vengono spesso trattati e bistrattati al di fuori di qualsiasi contesto, come se fossero solo i cibi in sé ad essere sani o malsani, senza considerazione riguardo alle modalità o alle quantità di consumo di ciascun alimento all'interno di un regime alimentare. Io non è che sono un medico, però ho avuto modo di collaborare con numerosi medici nutrizionisti. Quando insieme ad alcuni di loro abbiamo analizzato le ricette di alcuni gelati, loro stessi si sono stupiti del fatto che un gelato medio abbia meno calorie di qualsiasi altro dolce presente sul mercato, a parità di peso. Non solo, ma risulta addirittura meno calorico di alcuni cibi che le persone ritengono essere meno calorici, più leggeri, se non addirittura dietetici. In che senso? Ad esempio, sai quante calorie apportano in media 100 grammi di gelato alla nocciola? Ah, non ne ho idea. Circa 200 kcal per 100 grammi. E lo sai invece quanto apporta la stessa quantità di cracker salati? Più Boh. del doppio. 439 kcal. Basta che fai un controllo sulle etichette dei prodotti che vai a comprare al supermercato e ti potrai stupire del fatto che il gelato abbia una cattiva fama del tutto immeritata. Non so se mi sono spiegato, ma 50 grammi di cracker corrispondono a una coppetta di 100 grammi di gelato alla nocciola. Inoltre, in quel gelato non c'è olio di bassa qualità, carboidrati e sale,
come nei cracker, ma se fatto come Dio comanda, ci sono tutti gli elementi nutrizionali utili al nostro organismo. E nel caso della nocciola c'è pure una buona quantità di omega 3 e omega 6. E di fibre anche. Il punto è che la maggior parte delle persone queste cose non le sa. Ma non le sanno nemmeno i dottori, finché qualche gelatiere non va a svelargli le proprie ricette. A questo proposito mi viene in mente un libro. Eccolo qua. Dentro al gusto. Ve lo leggo. Nel mondo postmoderno in cui viviamo, diventa fondamentale riscrivere i parametri qualitativi per giudicare ciò che mangiamo, visto che il cibo è un elemento così centrale delle nostre vite, tanto da riuscire a condizionarle direttamente e indirettamente, fino a incidere sugli equilibri globali e ambientali del pianeta. Studiare la gastronomia non deve essere cosa da pochi appassionati e specialisti. Deve essere a vari livelli un impegno di tutti i cittadini fin dalle scuole primarie. Ebbene, queste parole sono state scritte da Carlo Petrini nella presentazione proprio di questo libro, Dentro al gusto, pubblicato nel 2007. Identificare i parametri qualitativi di un cibo è quindi un atto di coscienza e di conoscenza. Adesso capisco perché hai iniziato a studiare l'analisi sensoriale. Oggi esistono metodologie scientifiche e disponiamo di parametri studiati ed applicati con successo nell'analisi sensoriale di una grande quantità di alimenti. La scienza della degustazione si sta rapidamente sviluppando e coinvolge praticamente qualsiasi tipo di cibo, dai formaggi al cioccolato, dall'olio al miele, dall'aceto al caffè, agli insaccati, dal vino fino ai superalcolici. Mancava il gelato artigianale. Quindi mi pare di capire che un buon gelato artigianale, se fatto con ingredienti freschi di stagione, può essere considerato comunque un alimento. Ma io penso di sì. Il gelato può di tanto in tanto sostituire un pasto veloce o una merenda sana. Basta che abbia determinate caratteristiche. Cioè quali? Beh, intanto dovrebbe essere vario nelle sue componenti. Sappiamo che ogni gusto di gelato può contenere diversi tipi di macroelementi e di microelementi. Quindi meglio comporre un gelato misto piuttosto che dedicarsi ad un gusto solo. Ad esempio, la crema contenendo uova apporta proteine e grassi dall'alto valore biologico. Il cioccolato apporta flavonoidi che sono utilissimi come antiossidanti e poi favorisce il buon umore. La frutta è ricca di fibre, vitamine, fitochimici, soprattutto i frutti rossi e soprattutto se utilizzata fresca e di stagione. Inoltre, praticamente tutto il comparto oggi ha intrapreso la strada della riduzione degli zuccheri, che sono da sempre il punto debole del nostro prodotto. Quindi un gelato al giorno fa contento il medico di turno e tante altre persone, eh? Basta un po' di zucchero, là, giù, tutto villerà di